Damasco, una metropoli di 6 milioni di abitanti con una crescita demografica enorme. Qui convivono tutte le contraddizioni della Siria, l'antico, il moderno, il ricco, il povero, il religioso, il laico. Potrete camminare tra la folla del souk di Damasco senza paura d'essere borseggiati. Andarvene in giro la sera per la città vecchia o nei moderni e ricchi quartieri godendovi il piacere di un ristorante o di una discoteca senza il timore d'essere aggrediti. Potrete entrare in una scuola e porre ai ragazzi le domande che volete. Potrete fare qualsiasi cosa sia lecita in tutta sicurezza, ma allo stesso tempo tenetevi pronti. Un poliziotto, un soldato potranno sbucare all'improvviso a impedirvi di inquadrare un palazzo o persino una collina all'apparenza normali e voi vi chiederete dov'erano. E allora capirete che la tranquillità che ispira la Siria è dovuta sia alla proverbiale gentilezza della sua gente, ma anche e soprattutto alla costante e occhiuta presenza della sua polizia. Per noi la sicurezza è una linea rossa. Siria... uno dei paesi più sicuri, credo che voi a Damasco avete visto che si cammina pacificamente, normalmente, fino alle 3-4 della notte. Così come verrà da chiedervi se l'idolatria che si manifesta con gli onnipresenti ritratti di Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah che ha osato contrastare, riuscendovi, l'esercito israeliano nell'ultima invasione del Libano, siano solo frutto della propaganda di un regime dichiaratamente suo alleato o di una reale adesione di ogni parte della società, anche se la risposta sarà sempre la stessa. Lo sceicco Nasrallah è un uomo equilibrato, ha sempre combattuto per gli arabi e noi lo amiamo perché difende l'Islam. Con questa aggressione recentemente contro il Libano, gli israeliani hanno riacceso tutto l'allarme e, francamente dicendo, anche con tutto l'odio contro Israele. Un tempo la Repubblica Araba Siriana era uno dei migliori alleati dell'Unione Sovietica e forse anche per questo Hafez Assad, il presidente che per anni l'ha guidata fino alla sua morte nel 2000, lasciandola poi in eredità al figlio Bashar, l'aveva voluta profondamente laica, proteggendola dal fondamentalismo. L'Islam è sempre stata la religione di oltre il 70% dei siriani, ma mai, come in quest'ultimo anno dicono tutti, i segni di un islamismo politico sono fioriti così numerosi. Paolo Dall'Oglio è un sacerdote romano, capo carismatico della comunità Khalil, che ha rifondato quest'antico monastero di Marmusa, 80 chilometri da Damasco. Quali sono i segni evidenti, fisici, quotidiani, di una incipiente islamizzazione della società maggiore? Non c'è nessuna incipiente islamizzazione. La società siriana è musulmana. Certo, in un quadro generale in cui l'Islam torna ad esprimersi come un grande motore di evoluzione sociale, in Siria questo si ripercuote molto, in modo molto tangibile. Quindi tante moschee, tanta gente alla moschea, molta informazione musulmana, ed è un modo attraverso il quale la maggioranza dei siriani rivendicano il loro peso sociale. La scuola ha una grande importanza nella costruzione del consenso intorno alle iniziative del regime. Non esistono gli istituti religiosi e le madrasse dove si insegna il Corano sono pochissime e sotto rigido controllo. Le scuole sono spesso private e, anche se finanziate dalle varie componenti religiose, seguono una didattica comune imposta dal governo. Questa è una scuola sciita, ma è frequentata anche da cristiani. La retta annuale è tra i 500 e i 600 dollari tra le materie inglese e informatica. L'antiamericanismo è la regola. Cosa ne pensi degli Stati Uniti? America. E tutto quel che fa è per i suoi interessi e contro il mondo arabo. Vediamo cosa fa in Iraq.
È un paese terrorista che ama dominare il mondo, specialmente il mondo arabo. Questa è una classe della scuola femminile. Ecco, ci sono delle ragazze, come vedete, col velo, altre senza velo. Tu sei una delle poche che non ha la testa coperta dal velo. Questa è una scuola laica. Non importa come ci si veste. Da dove vieni? Dall'Iraq. Vivo in Siria. Porti il velo completo, il burqa? Come mai sei convinta di portare il velo? Così mi sento più libera. Io non amo che il mio corpo venga visto attraverso i pantaloni, siano larghi o stretti. Da che età sei vestita così? Da quando avevo 12 anni. Qual è il sogno della tua vita? Voglio diventare una scrittrice famosa. Che libri leggi? Anche libri occidentali? Di tutto. Ma non leggo libri stranieri. Hai amici maschi della tua età? No, non ho l'età per averne. Io non credo all'amicizia con un uomo. Non ci parlo, parlo solo con l'uomo che dovrò sposare. Cosa pensi di quello che ha appena detto la tua amica col velo? Non sono d'accordo. L'amicizia è possibile. Se poi porta qualcos'altro, si vedrà. Inserita dagli Stati Uniti tra i 7 paesi legati al terrorismo internazionale, la Siria ha un ruolo di fondamentale crocevia diplomatico in Medio Oriente. Non a caso, proprio nei giorni scorsi, la Commissione americana sull'Iraq ha proposto, tra le altre cose, al presidente Bush una conferenza internazionale per trovare una via d'uscita alla disastrosa situazione irachena, coinvolgendo attivamente Siria e Iran. Già qualche segnale di disgelo si era intravisto alla fine dell'estate, quando l'assalto di un commando fondamentalista all'ambasciata americana di Damasco era stato stroncato nel sangue dai nuclei antiterrorismo. Voi avete paura delle reazioni dei fondamentalisti islamici? No, noi cristiani non abbiamo paura, perché prima di essere religiosi nella Siria laica, siamo cittadini. Qui il fondamentalismo non avrà mai posto. Questo paese era vittima di scontri con gruppi terroristici da 20 anni, 25, da 1979 all'83. Noi abbiamo affrontato i gruppi fanatici chiamati islamisti e abbiamo realizzato una vittoria totale su questi gruppi. La Siria ha 18 milioni di abitanti e una crescita demografica del 2,4% all'anno. Damasco è una delle città più occidentali del mondo arabo. Piazza Omayyadi, cuore della città moderna. Qui intorno ci sono i quartieri delle classi più ricche. Un appartamento può arrivare a costare anche 300.000 euro. Paese moderno dove convivono culture arcaiche e insospettati slanci verso il futuro. Il teatro dell'opera, il secondo per importanza nel mondo arabo dopo quello del Cairo, è il simbolo più evidente della modernità siriana. Musica classica occidentale e tradizionale, teatro classico e moderno, danza e cinema sono le arti che vi sono ospitate. Sovrintendente Nabil, è straordinario per un occidentale vedere un'opera di questa importanza in una capitale del Medio Oriente, sia pure Damasco. Il teatro di Damasco è stato un progetto culturale molto importante per la Siria. Purtroppo l'Europa ha un'idea confusa della Siria, confusa nel senso che abbiamo un patrimonio culturale molto importante, una storia molto importante, però questa storia, questa cultura è sconosciuta in Europa. Il contrasto è evidente tra le scelte private e quelle pubbliche. Religione e famiglia sembrano essere punti fermi anche delle nuove generazioni. Cosa ti piace e non ti piace dell'Occidente? Io amo la musica occidentale, ma non le relazioni molto aperte tra maschi e femmine. C'hai un fidanzato, un ragazzo? Sicuramente no. Molte ragazze alla tua età, a 15 anni, hanno il ragazzo in Occidente. Cosa ne pensi?
Credo che sia sbagliato. Evidentemente la famiglia non ha fatto capire che a questa età è sbagliato. A un occidentale come me colpisce andare in una scuola e vedere una uniformità di come dire, consenso a una certa politica statale, a una certa regole religiose, eccetera. Da che cosa nasce questo consenso generalizzato? È un problema di educazione del ragazzo da giovane oppure genitori, la famiglia? Da cosa dipende? Certamente il genio della cultura, della civiltà musulmana dipende da mettere al primo posto i valori condivisi di un gruppo, quindi la famiglia, il gruppo religioso prevalgono sull'originalità dell'individuo. Il dilemma del rapporto uomo-donna nella società araba qui non è stato però ancora del tutto superato a favore dell'Islam. Quel che in altri paesi come l'Iran o l'Arabia Saudita sarebbe possibile, a Damasco può essere ancora la norma, almeno all'apparenza. La società va avanti, ma non in maniera giusta. Ci sono le aperture anche grazie alla televisione satellitare o a internet, però non è uno sviluppo equilibrato. Da un lato c'è il rischio di un eccesso di libertà, dall'altro del fanatismo religioso. In Occidente pensano che il mondo islamico ha il problema del sexo, del genere, della donna. Qui in Siria abbiamo il vicepresidente della Repubblica, è una signora. Abbiamo due ministri nel Parlamento, abbiamo il 30% del Parlamento siriano sono donne, abbiamo ambasciatrici, abbiamo giudici, quindi qui la donna non abbiamo nessun problema. Come donna ti senti a tuo agio in questa società? Qui la donna non ha diritti, qui è normale che un uomo possa picchiare la propria moglie, che non ha diritti neanche sui propri figli. Qui una donna deve fare quel che dice il suo boss, suo padre, suo fratello, suo marito. E poche hanno il coraggio di ribellarsi. Questo viaggio lungo il Po era stato deciso quasi un mese fa.